Regione Madonie, Comitato Zone Franche Montane, incontro positivo con il Presidente Micciche. È stato un incontro positivo quello che abbiamo avuto oggi con il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Micciche, che ha manifestato il suo interesse in merito alla istituzione delle zone franche montane in Sicilia e che ci ha riconvocati per la prossima settimana. Lo dicono i responsabili del Comitato regionale per l'istituzione delle zone franche montane, che da settimane hanno allestito un presidio permanente a Castellana Sicula. Ribadiamo, aggiungono, così come riportato oggi da autorevole fonte di stampa, che la proposta istitutiva delle zone franche montane attiene all'approvazione da parte dell'ARS di una cosiddetta legge ordinamentale, o cosiddetto obiettivo, che non comporta copertura finanziaria. Essa infatti attiene esclusivamente al nuovo sistema di regole che si intendono applicare in Sicilia nel rispetto dell'autonomia statutaria in merito agli accordi Stato-Regione su IVA e IRPEF. Continuare a rimarcare, concludono, che nell'immediato possa servire una copertura finanziaria denota uno stato confusionale. Ci auguriamo pertanto che la Commissione Attività Produttive valuti l'emendamento da noi riproposto lo scorso 19 settembre al fine di apportare le necessarie modifiche al disegno di legge sulla istituzione delle zone franche montane.